Invece di puntare soltanto sull'effetto nostalgia, con Mega Man 11 Capcom ha cercato di svecchiare l'anima originale della serie senza stravolgerla, per produrre un gioco capace di soddisfare sia i vecchi appassionati che le nuove leve. L'esperimento può considerarsi riuscito, visto che la formula utilizzata si adatta senza problemi a ogni genere di giocatore, dall'amante delle speedrun al principiante alle prime armi. L'impostazione narrativa è sempre la solita: il malvagio dottor Willy mette in moto uno dei suoi piani fuori di testa e Mega Man è costretto a intervenire per limitare i danni. Questa volta l'avventura ruota intorno alla tecnologia Double Gear. Grazie a questo strumento, il nostro robot può rallentare il tempo o aumentare la propria potenza di fuoco per qualche secondo, ma deve assicurarsi di disattivare l'abilità prima del suo surriscaldamento. Le due opzioni si possono anche attivare contemporaneamente, garantendo un notevole potenziamento dei talenti, ma impedendo la disattivazione manuale e obbligandoci a rinunciare alla skill per alcuni secondi. In termini di gameplay, questa è l'unica novità degna di nota aggiunta dagli sviluppatori. Sotto ogni altro punto di vista, l'esperienza è invece molto vicina a quella tradizionale dei capitoli precedenti. La prima parte dell'avventura ruota attorno a 8 livelli difesi da altrettanti boss. Anche in questo caso è stato mantenuto l'elemento principale della serie, che permette di assimilare le armi dei boss sconfitti per usarle a proprio vantaggio. Trovare l'ordine ideale con cui affrontare i nemici è da sempre un motivo di enorme divertimento e la difficoltà generale rende tutto ancor più epico. Anche i boss possono contare sui vantaggi concessi dal Double Gear e possono cambiare pattern di attacco attivando o disattivando la tecnologia in questione. Tutto ciò rende le battaglie maggiormente coinvolgenti, costringendoci a memorizzare il doppio delle sequenze rispetto al passato. Per superare gli ostacoli potremo investire i bulloni raccolti nei livelli e acquistare utili potenziamenti, grazie ai quali l'esperienza sul campo di battaglia diviene decisamente più accessibile. La presenza di 3 gradi di difficoltà offre inoltre a tutti l'opportunità di divertirsi con Mega Man 11, garantendo così un'esperienza adatta a qualsiasi tipo di utenza, dai neofiti ai giocatori più estremi, che a livello di sfida più elevato troveranno davvero pane per i loro denti. La versione Nintendo Switch, quella da noi testata, soffre di un lievissimo ritardo negli input, impercettibile nelle situazioni normali, ma evidente in quelle più concitate. Si tratta di un difetto che però danneggia lievemente solo la fetta di pubblico più hardcore, ossia quella che suderà 7 camicie per conquistare la vetta delle classifiche nelle sfide. Per completare il gioco a livello di difficoltà normale, superando gli 8 stage base e i 4 aggiuntivi, ci sono volute circa 7 ore di impegno incessante. Al termine dei titoli di coda, però, l'avventura in compagnia di Mega Man si è tutt'altro che conclusa. Oltre al grado di difficoltà estremo, infatti, ci sono anche diverse sfide, capaci di mettere a dura prova l'abilità dei giocatori. Tra le speedrun, le partite affrontate sparando il minor numero possibile di colpi e altre diavolerie, i contenuti presenti nel titolo Capcom sono davvero tanti e ben studiati. Il ritorno di Mega Man convince sotto molti punti di vista. Le novità del gameplay aggiungono un ulteriore strato di profondità alle meccaniche dei capitoli precedenti, senza intaccare troppo la difficoltà. L'acquisto dei potenziamenti è a discrezione del giocatore e la sfida è in grado di soddisfare anche le aspettative degli utenti più esperti. Insomma, finalmente la saga di Mega Man si avvicina di nuovo ai fasti di un tempo.